Ciao a tutti amici di Moto.it, oggi siamo al Ciocco per provare le Beta Model Year 2019. Il grosso della presentazione Beta sarà il modello 200 due tempi sulla base del 125, cambia ovviamente il gruppo termico e tutta la parte relativa all'imbiellaggio. Oltretutto i pistoncini della frizione sono più grandi rispetto a quelli dei modelli precedenti e questo va comunque a migliorare la morbidezza della leva. Per tutti i modelli abbiamo una diminuzione del diametro della molla del monoammortizzatore e un miglioramento nella scorrevolezza della forcella, le regolazioni totalmente manuali di compressione, ritorno e precarico. Per quanto riguarda i prezzi, anche quest'anno sono invariati. L'unico modello che a cui aumenta il prezzo è il 125, che subisce un incremento di 100 euro. E qui con me c'è la nuova 3,5 4 tempi, che a livello stilistico e anche di ciclistica non è cambiata tantissimo. Questo perché il modello dello scorso anno era già decisamente avanti e competitivo. Quello che potrete ammirare e vedere comunque in questo caso è che il mono è di dimensioni ridotte, la molla del mono ha un diametro ridotto, ciò ha permesso comunque di ottenere un risparmio di peso di 300 grammi e la forcella invece è stata rivista nella scorrevolezza e nei tamponi, questo per dare una maggior stabilità alla moto. Quello che è cambiato effettivamente è il comando del gas, che ha una maggior prontezza quando si apre tutto e invece una postosità maggiore quando si è intorno ai primi due quarti di gas. Questo per poter permettere all'utente, ovviamente una volta aperto tutto il gas, di avere il grosso della potenza del motore, chiaramente in tempi rapidi. Ed ecco a voi cosa abbiamo qua, il fantastico 200, il nuovo modello che praticamente mancava in casa beta. In poche parole, hanno cercato di unire in casa beta le particolarità, i tratti positivi del 2,5, due tempi, con quello che è la leggerezza del 125. E mi sa che ci sono riusciti effettivamente, perché il basamento è quello del 125, quindi con ingombri e pesi molto simili. Chiaramente il gruppo termico è quello da 200 cm cubici. La nuova forcella ZF Sax da 48 mm di diametro, che ha i tamponi migliorati e quindi permettono praticamente di dare una maggiore stabilità alla moto. Anche un mono di diametro minore per ridurre gli ingombri. Oh, my God.